quali sono le garanzie che Coop dà sul prodotto ittico fresco? Innanzitutto, il prodotto a marchio Coop è un prodotto di filiera, allevato, che viene controllato fin dall'inizio, addirittura dai mangimi, la loro composizione, il fatto che non siano OGM, non abbiano coloranti artificiali, abbiano solo proteine di pesce. Poi, tutta la parte dell'allevamento, dalla vanotteria ai riproduttori, all'allevamento, all'ingrasso con gabbia a mare o vasche a terra, a seconda che siano allevati in acqua salata o in acqua dolce. Ci sono dei requisiti che Coop ha definito perché il suo prodotto sia in un certo modo, quindi appunto oltre ai mangimi anche tutta una serie di requisiti di allevamento che rispettino il benessere animale e tutta un'altra serie di requisiti sulla sicurezza alimentare in fase di produzione, quindi dalla fase nello stabilimento, dalla macellazione alla viscerazione e la preparazione del prodotto che poi arriva a banco. Questo per il prodotto marchio Coop, che è poi controllato con visite ispettive molto frequenti e molte analisi sia dei fornitori che di Coop Italia e soprattutto una certificazione di servizio di controllo, per cui noi quello che diciamo e quello che facciamo ci sono degli enti terzi che lo controllano. Questo sul prodotto marchio Coop, ma tante altre attività sul prodotto non Coop, sempre analisi con qualifica e monitoraggio dei fornitori, quindi audit in stabilimento e molte analisi sul prodotto, non solo sui rischi igienico-sanitari, ma anche sui rischi di frode. Infine, tutta l'attività che viene fatta nel punto vendita, perché il prodotto ittico è molto deperibile, ha bisogno di una gran cura in tutte le fasi anche della distribuzione, quindi l'attenzione alla catena del freddo e quindi al freddo, perché è uno dei principali rischi per la deperibilità e per la sicurezza del prodotto, ma anche il controllo dei parassiti, controllo delle taglie minime e il rispetto di una normativa che è molto complessa e che quindi richiede molta attenzione.